Benvenuti in questo nuovo podcast, quindi in questa nuova puntata, prima puntata di un nuovo podcast fornita dal Planetario Civico di Modena, in cui affronteremo vari temi legati all'astronomia. Avevo intenzione di partire subito con alcuni argomenti legati, come ad esempio le galassie, le stelle, le formazioni, però ho detto, vabbè, partiamo un attimo dal più piccolo, da quello che è legato a noi e quello che ci riguarda più da vicino, come ad esempio i pianeti del nostro sistema solare, e successivamente ci allargheremo arrivando quindi su scala galattica, su scala extragalattica anche, quindi andando a osservare sempre più nel generale, sempre più nel grande, quello che ci riguarda come esseri umani, come astronomia, quali sono i confini dell'astronomia e dell'astrofisica e cosa possiamo conoscere di questo universo che ci circonda. Soprattutto spero di non annoiarvi, io probabilmente mi divertirò molto a fare questo podcast, però spero soprattutto di non annoiarvi. Quindi io direi che facciamo partire la sigla e poi cominciamo con la prima puntata di questo podcast legata al primo pianeta del nostro sistema solare, e per primo pianeta intendo quello più vicino al Sole, quindi Mercurio. Noi ci vediamo dopo la sigla e arrivederci, ci vediamo dopo semplicemente. Mercurio, per distanza, è appunto il primo pianeta del Sistema Solare e dista soltanto, si fa per dire, 58 milioni di chilometri dal Sole. Questa distanza corrisponde a circa un terzo della distanza Terra-Sole, che è una distanza particolare in astronomia, che però affronteremo appunto più avanti quando parleremo della Terra, più in particolare. Si tratta di un pianeta particolarmente piccolo, infatti ha un diametro di circa 5.000 km, che per darvi un'idea, se voi ora prendeste la macchina, arrivaste a Roma, partiste da Roma, arrivaste a Lisbona e tornaste indietro, aveste percorso circa il diametro di Mercurio, quindi si tratta di un pianeta abbastanza piccolo, il più piccolo presente nel nostro sistema solare. E ha una temperatura presente, essendo il pianeta più vicino al Sole, risente molto, diciamo, si può scottare facilmente vicino al nostro Sole. Ha una temperatura che arriva a circa 420 gradi per la faccia che guarda il Sole, mentre meno 180 per la faccia rivolta all'ombra, tra virgolette, ovvero dalla parte nascosta al Sole. È il pianeta più vicino al Sole e orbita intorno ad esso, quindi ci impiega circa 88 giorni per il suo periodo orbitale, mentre compie una rotazione in soli, si fa per dire, 59 giorni rispetto alle nostre 24 ore. Particolare importanza risulta essere proprio il suo periodo orbitale di soli 88 giorni, che gli dà il primato di essere il pianeta con il periodo orbitale, quindi con il tempo che impiega a fare un'orbita completa intorno al Sole, più veloce di tutto il Sistema Solare. E questa velocità non è anche collegata molto al suo nome, infatti, in mitologia greca, infatti, il nome Mercurio era il figlio di Zeus e Maia. Era un giovane snello e atletico, simbolo di velocità, e appunto per questo messaggero degli dèi, che poteva viaggiare da una parte all'altra, in questo caso della Terra, su cui erano i dèi greci, per portare messaggi da una parte all'altra del nostro di quello che era l'Olimpo, di quello che era il Pantheon greco dell'epoca. Mentre appunto adesso ci possiamo rifare a questo collegamento perché è il pianeta più veloce a compiere un'orbita completa intorno a quella che è la nostra stella, ovvero il Sole. Bene, avendo trattato un pochino di quelli che sono i principali numeri che possono riguardare Mercurio, come ad esempio appunto il periodo di rotazione, la distanza e il diametro, andiamo a parlare un attimo di una cosa molto particolare che caratterizza Mercurio, ovvero la sua atmosfera. L'atmosfera di Mercurio è, diciamo che c'è e non c'è, questo vedo non vedo dell'atmosfera di Mercurio, perché possiede una propria atmosfera sì, ma soltanto per periodi di tempo, diciamo, limitati. Mercurio, infatti, con la propria densità riesce ad avere una gravità abbastanza importante che gli permette quindi di riuscire ad addossare su di sé, quindi ad attirare abbastanza gas da formare uno straterello di atmosfera.
L'atmosfera è composta prevalentemente da ossigeno, sodio ed elio. Particolare importante osservare che ci sia dell'elio, che risulta infatti uno dei gas più presenti del nostro universo. Oltre all'idrogeno, l'elio infatti risulta essere il secondo gas, comunque il secondo elemento, più facile da trovare in tutto l'universo, non soltanto nella Via Lattea, comunque in tutto l'universo, per come sappiamo che si è evoluto. Mentre, anche interessante osservare come ci siano abbastanza elementi pesanti, ovvero superiori all'elio, vengono chiamati gli elementi in astronomia per grandezza, per peso atomico superiore all'elio, ovvero ossigeno e sodio. Infatti l'atmosfera è prevalentemente composta da ossigeno del 52%, per l'elio solo dell'8% e per il sodio invece da circa il 39%, più altri piccoli elementini secondari. Questa atmosfera, dicevo che riesce a guadagnare questa atmosfera, però è sottoposta alla forte pressione di quello che è il vento solare, ovvero la nostra stella che ci irraggia con i suoi ci riscalda a noi, mentre Mercurio viene colpito pesantemente dai raggi solari, ovvero appunto questa radiazione oltre che trasmettere appunto calore, quindi a noi ci colpisce la luce, però presenta anche una pressione, è come se noi fossimo sotto l'influenza di questo vento. Immaginiamoci il Sole come una persona che ci sta soffiando, come appunto un vento in una tempesta. E il problema è che questo vento così forte, così intenso, per la forte vicinanza di Mercurio al Sole, gli va a strappare la sua atmosfera, ed è un caso molto particolare perché si può osservare, e in alcuni casi Mercurio è stato scambiato per questa piccola cometa vicino al Sole, che appunto perde la sua atmosfera e risulta una specie di cometa nel cielo, perché lascia dietro di sé una scia che era proprio l'atmosfera che lui era riuscito a guadagnare. Per quello che riguarda invece la struttura, perché comunque Mercurio quindi gli viene strappata la propria atmosfera e risulta sguarnito, non ha un'atmosfera come ad esempio la Terra o anche Venere o altri pianeti che presentano comunque delle nubi che proteggono la propria superficie rocciosa. Qui infatti Mercurio, grazie a questa sua caratteristica che perde abbastanza spesso la propria atmosfera, riusciamo a osservare com'era direttamente anche miliardi di anni fa, al tempo della sua formazione. Quindi per noi risulta essere molto comodo avere un pianeta che ci mostra la sua storia geologica per riuscire a capire poi come è nato. Immagino che poi, poveretto, per Mercurio non sia così semplice dover sopportare i venti solari. Comunque, per quello che riguarda la superficie di Mercurio, è molto butterà, è un pianeta ovviamente arido, roccioso, e molto interessante il fatto che sia cosparso di crateri. Tra i migliaia di crateri da impatto, appunto, si riescono a riconoscere come siano dovuti all'impatto di numerose meteore o meteoriti che quindi si sono impattati sulla superficie di Mercurio. Tra i più antichi risalgono anche a miliardi di anni fa, quindi non si tratta soltanto di impatti recenti dovuti all'attrazione del Sole che quindi hanno attirato meteoriti o meteore, mentre molti di questi invece possono avere un'origine molto più antica. Tra i più importanti dobbiamo ricordare quello che viene chiamato bacino Caloris, ovvero un impatto, un cratere da impatto con un diametro di circa un quarto del pianeta. Quindi immaginate proprio Mercurio con sopra questo cratere che corrisponde, che si vede molto importante sulla sua superficie. Quindi possiamo immaginare che come il pianeta sia stato colpito da un corpo del diametro di circa 100 km. E tale impatto fu così imponente che le onde d'urto andarono a deformare direttamente la superficie fino dal lato opposto di Mercurio. Quindi possiamo immaginare Mercurio con una palla appunto rocciosa, però le rocce, probabilmente questo impatto è avvenuto in un'epoca molto precedente, quando ancora si parlava di magma fuso nella struttura più interna di Mercurio. Di conseguenza l'impatto è stato talmente devastante che ha prodotto delle onde d'urto che si sono propagate su tutto il pianeta e lasciando ovviamente dei segni del loro passaggio che noi possiamo osservare anche dalla parte diametralmente opposta a dove è avvenuto l'impatto. Quindi questo è l'impatto prevalente, mentre presenta ulteriori altri crateri da impatto, ovviamente che possiamo osservare su tutta la superficie di Mercurio.
appunto in seguito a questi a queste crateri da impatto possiamo trovare anche gli hollow, ovvero delle depressioni irregolari molto brillanti e poco profonde all'interno di crateri da impatto. Mentre interessante è quello che riguarda l'osservazione di Mercurio e soprattutto il fatto che da molti impatti, quindi da molti dei crateri presenti su Mercurio, noi possiamo osservare come ci sia una grande quantità di carbonio fuso in seguito appunto ai numerosi impatti, e è anche il motivo per cui Mercurio, nonostante sia un pianeta così vicino al Sole, che noi comunque dovremmo riuscire a osservare abbastanza bene, abbia una luminosità che a noi arriva, quindi la luminosità riflessa, che viene misurata tramite quello che viene chiamato il rapporto tra radiazione riflessa e radiazione incidente, ovvero radiazione incidente è quella che gli arriva dal Sole, la radiazione riflessa è quella che lui riflette verso, ad esempio, di noi, o comunque un ipotetico osservatore, però per adesso sappiamo esserci soltanto noi come osservatori, e ha un rapporto abbastanza basso. Questo rapporto è un valore che va da 0 a 1, in cui 0 rappresenta in cui non riflette, mentre radiazione massima corrisponde a 1. Questa grafite presente sulla superficie di Mercurio, oltre che derivare dagli impatti, si pensa che si potrebbe essere anche formato sotto la superficie di Mercurio, e questo piccolo strato di grafite, che poi si parla sempre di carbonio, la grafite ad esempio è quella che potete trovare anche nelle matite, proprio da scrivere tranquillamente, e sotto si è formato questo guscio di grafite che in seguito ai numerosi impatti quindi è venuto portato alla luce e di conseguenza ha abbassato la luminosità che noi possiamo osservare di Mercurio. Questo appunto ci fa vedere come la struttura di Mercurio è molto più complicata da quello che può semplicemente risultare visto dall'esterno, e come il fatto che lui non abbia un'atmosfera ci permetta di capire tutte queste sostanziali informazioni. Può risultare comunque incomprensibile come Mercurio sia riuscito a resistere tutti questi miliardi di anni di fronte per così vicino al Sole senza essere corroso, quindi avere comunque una superficie che noi riusciamo a studiare così bene, che non dipende in così forte maniera dai venti solari e dalla radiazione che gli arriva. Se vi siete posti questa domanda, o anche se non ve la siete posti io ve lo dico lo stesso, dipende dal fatto che Mercurio presenta una magnetosfera. Che cos'è? La magnetosfera è quella che banalmente, se noi adesso ci alziamo, prendiamo una bussola normalmente, sul nostro pianeta la bussola si orienta. Vediamo come questo questo ago, questo comunque pezzo di metallo si orienta rispetto a queste linee di campo, e quindi si orienta in una direzione piuttosto che in un'altra, e questo è dovuto proprio alla presenza di un campo magnetico che si origina dal pianeta. La Terra infatti possiede un campo magnetico. Campo magnetico che appunto è presente su Mercurio e lo protegge, per così dire, dai venti solari. Dico che lo protegge perché i venti solari, vi ho detto prima che hanno questa capacità di riuscire a portare, quindi a effettuare una specie di pressione, quello che noi banalmente possiamo interpretare come appunto un vento, una pressione del vento, sono delle particelle cariche che sono anche appunto, essendo cariche, risentono di questo campo magnetico, di conseguenza vengono deviate dal campo magnetico. Noi infatti abbiamo la fortuna che riusciamo a sopravvivere grazie alla presenza del campo magnetico che devia le particelle più cariche che arrivano dal Sole, di conseguenza permettono che ci arrivino soltanto la luce solare, quella che noi banalmente vediamo, osserviamo come luce, e alcune parti dei raggi, quelli che vengono chiamati UV, per cui al mare ci dobbiamo mettere la crema, e anche su Mercurio effettua questa protezione. Di conseguenza Mercurio viene schermato in buona parte dalla presenza di questo campo magnetico, che si origina, si pensa, probabilmente dalla presenza di rocce magnetizzate, quindi di rocce che hanno una presenza di ferro con una composizione molecolare particolare, che si trovano tra i circa i 7 e i 45 km di profondità. E sono rocce che si pensa che risalgono a circa 3,7-3,9 miliardi di anni fa, presenti su Mercurio. Che abbiamo parlato un po' in generale di quello che succede a Mercurio, a quello che succede a Mercurio, oppure di come è fatto un po' il pianeta, ecco, così va già meglio, dai. E se invece adesso vi fosse venuta voglia di osservare il pianeta,
Mercurio si riesce a osservare, diciamo, non molto bene. E infatti si riesce a osservare soprattutto la mattina presto, tipo mezz'ora prima del sorgere del sole, o